la data 2018 ci dà una bella impressione di freschezza, di leggerezza. È ovvio che la matrice del territorio si sente, questa nota anche di sottobosco, di frutta rossa, qui eventualmente probabilmente un pochino più matura, un pochino più intensa, un pochino più marcata, c'è cioè meno floreale, in questo poi le scelte in cantina possono essere tantissime. Adesso il vostro annata fa legno, fa 6 mesi, no, 12 mesi di botte grande. Adesso loro non lo so sinceramente, forse un po' meno o forse solo cemento. Infatti il legno chiaramente allarga il profumo, aggiunge qualche speziatura, ma permette al frutto di aprirsi anche di più. Sul cemento il frutto rimane più chiuso, più scuro e c'ha un altro carattere, cioè si riconosce il territorio, ma il legno ovviamente permette di avere più aromi e più sensazioni. Però per il Chianti Classico si può sia usare il legno che non usarlo, questo è la discrezionalità e mi sembra tutto giusto dal punto di vista del produttore. Quindi note molto scure, nota di viscola più amarena che il lampone di rosso rosso, qualche nota pepata, un po' di pepe nero e a livello di palato anche qui forse a livello di struttura è più un pochino lo abbiamo seguito per primo perché c'ha leggermente meno struttura, più beverino, più tranquillo, leggero tocco salato, meno importante come struttura, e quindi ecco diciamo in una ideale successione lo mettiamo prima rispetto all'altro, ma anche questo si rivela perfetto su salumi, su appunto tocco salate, per una merenda ve li serviamo appena freschi, perché insomma altrimenti nonostante Monteparale abbia un microclima molto interessante e meno torto di altre zone, comunque le reazioni alcoliche anche su questi vini vanno spesso in alto, quindi mi raccomando anche a casa, anche rossi, mezz'ora prima di servirli in frigo è un'accortezza che dovete cercare di usare sempre. Buon proseguimento!